confesso che mi rallegro sempre quando torno qui a Padova e soprattutto nel contesto del centro universitario. Vengo volentieri, vengo perché posso dire che tutta la mia vita, segnata da interventi qua e là, ha sempre avuto il centro universitario Padova come luogo. Qui sono venuto ogni anno, sempre, e ormai volgiamo, mi sembra, al 35esimo anno, quindi cosa volete? Posso dire davvero che tutta la mia vita è trapuntata da questo appuntamento annuale. Ringrazio anche per l'invito Don Roberto, che ricordo sempre quando vengo la grande amicizia con Don Cristiano, che è stato il primo che mi ha ritrovato in anni in cui nessuno sapeva chi ero e dove io stavo. Il tema di questa sera è il tema dell'ascolto, uno dei temi antropologici secondo me più importanti e decisivi per quello che è la vita di una persona, ma anche un tema cristiano maggiore. Perché effettivamente il cristianesimo, va detto, se è una fede, è una fede che nasce dall'ascolto e dipende dall'ascolto. Tutti voi conoscete la formula di San Paolo nella lettera ai Romani, formula che è stata talmente martellante nei secoli da plasmare il cristianesimo: fides exaudito. La fede cristiana, deriva sempre dall'ascolto. Ecco, per indagare sull'ascolto, facendone una lettura sia antropologica sia una lettura cristiana, vorrei partire da un testo biblico decisivo, nel primo libro dei Re, al capitolo terzo. Sta scritto in questo libro che Salomone, nell'ora di succedere a Davide suo padre come re di Gerusalemme, Salomone decise di ringraziare Dio con una grande liturgia, con dei sacrifici e una grande preghiera. Salomone, giovanissimo, è poco più che un ragazzo e nulla ancora lascia prevedere la sua gloria. Non c'è ancora il tempio, sarà Salomone a costruirlo, e il regno ricevuto dal padre è un piccolo regno. Sulle alture a Gabaon, dove si offrono i sacrifici, Salomone ha un sogno, è Dio stesso che gli appare la notte precedente l'intronizzazione a re, e Dio gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Pensate, Dio che fa una tale domanda a un uomo: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone può chiedere molto. La straordinaria offerta che Dio gli fa può autorizzare Salomone a chiedergli un grande regno, delle ricchezze, la vittoria sui nemici. Un re al momento dell'intronizzazione chiede questo. E invece Salomone, dice il testo al versetto 9, che dice a Dio: concedi al tuo servo un lev
Shomea. Scusate se ve lo dico in ebraico, ma secondo me è molto importante e subito ve lo spiego. Questa espressione Lev Shomea è un'espressione unica all'interno del testo dell'Antico Testamento, ma è di facile traduzione. Salomone chiede un Lev, Lev in ebraico è il cuore. Ma attenzione, in ebraico l'espressione cuore trascende la nostra espressione cuore. Già noi con l'espressione cuore diciamo qualcosa che è molto esteso. Pensate alle nostre dichiarazioni, io ti amo con tutto il cuore, oppure quello ha del cuore, o nel suo cuore ha detto. Ma è vero che per noi il cuore sta nello spazio dell'affettività e sovente in opposizione all'ordine razionale. Noi diciamo quello ragiona con il cuore, per dire che non ragiona con la mente. In ebraico invece l'espressione cuore include sia l'ordine affettivo che l'ordine razionale. Per gli ebrei il cuore è la sede dei sentimenti, delle emozioni, ma anche la sede dell'intelletto, dell'esercizio dell'intelligenza, della ragione. Il cuore nell'antropologia ebraica è un organo centrale, là dove veramente possiamo dire che tutta la persona è investita nel sentire, nel pensare, nel volere, nell'operare, nel fare. Dunque Salomone gli chiede innanzitutto un cuore, e poi noi abbiamo l'espressione Lev Shomea. Shomea è il participio passato del verbo shama, che significa ascoltare. Quindi è facile tradurre, Salomone ha chiesto Dio un cuore ascoltante, un cuore che sappia ascoltare. Rincresce di vedere che la traduzione italiana, la Bibbia cosiddetta CEI, parli di cuore docile. Certamente il traduttore conosceva molto bene il latino e quindi ha tradotto dalla Vulgata cor docile, ma non sapeva bene l'ebraico, come sovente succede nelle traduzioni nostre, e quindi ha messo un cuore docile, togliendo la forza all'espressione. Non si tratta di un cuore docile, si tratta di un cuore che sappia ascoltare, che sappia ascoltare. Il testo dice: piacque al Signore che Salomone avesse fatto questa domanda. E quindi Dio si compiace di concedere a Salomone questo dono, di assecondare la sua richiesta, e gli dichiara: poiché tu hai domandato un cuore che sa ascoltare, e non hai domandato né lunga vita, né ricchezza, né la morte del nemico, io ti do questo cuore, un cuore sapiente e capace di discernimento. Per Dio, un cuore che sappia ascoltare è un cuore abilitato alla sapienza e al discernimento. Potremmo dire un cuore abilitato all'intelligenza e al discernimento. Operazione che indica una capacità di comprendere, ma nello stesso tempo una capacità di discernere, di capire in profondità, di sapere individuare bene ciò che veramente costituisce una parola. Ecco,
Noi capiamo perché è ripetuto, martellante nella Bibbia, l'invito ad ascoltare. Perché saper ascoltare significa avere, crescere, esercitare intelligenza, sapienza, discernimento. Nella Bibbia ebraica è talmente decisivo questo ascolto che, secondo il profeta Geremia, Dio non avrebbe mai chiesto i sacrifici, non avrebbe mai chiesto offerte. Audacia di Geremia, perché in realtà all'interno soprattutto della Torah Dio ha chiesto di compiere sacrifici a lui, tutta la legislazione lo dice. Ma voi sapete che i profeti paradossalmente alcune volte arrivano anche a trascendere la legge, volendo quasi interpretare la volontà del legislatore e non dello sta scritto. E così Geremia mette in bocca a Dio queste parole: Israele, io non ti ho dato nessun ordine, nessun comando riguardo offerte e sacrifici quando siete usciti dal paese d'Egitto, ma ti ho comandato soltanto questa parola: ascoltate la mia voce. Dove tutto il rapporto di Israele col popolo, con Dio stesso, diventa un rapporto di ascolto. L'unico comando, l'unica legge, l'unico insegnamento che Dio ha chiesto al popolo redento non è il culto, non è l'offerta, non è il sacrificio, è l'ascolto. Certamente Geremia, interpretando la volontà del legislatore e trascendendo lo sta scritto della legge, non dimenticava che il grande comandamento prescritto dal Deuteronomio stesso è lo Shema Israele, ascolta Israele. E voi sapete che questo comando, ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno, tu amerai il Signore con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutte le tue sostanze, le traduzioni possono variare, questo non solo è il comandamento centrale, ma è diventata la preghiera che l'ebreo recita più volte al giorno. E notate, vorrei farvi notare la dinamica: ascolta Israele il comandamento. Primo atteggiamento, l'ascolto. Ma se uno ascolta davvero, arriva la conoscenza: il Signore tuo Dio è uno. E una volta che il credente ha la conoscenza di Dio, può passare nello spazio dell'amore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Dove sottolineo, l'unico comando è ascolta, perché il tu amerai sta al futuro, non è un comando. Non sta scritto: ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno, ama il Signore. No! E ha molta importanza. Tu ascolta, se ascolta conosci il Signore, l'unico Dio, l'unico vivente. E allora sarai capace di amare al futuro. Tu dunque amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua persona, cioè con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, che indica tutta la tua vita, e addirittura, come amano tradurre i rabbini, non tanto con tutte le tue forze, come normalmente si traduce in italiano, ma con tutte le tue sostanze, cioè con tutti i tuoi beni. Vale a dire, tu amerai il Signore innanzitutto col tuo cuore, lo amerai con tutta la tua vita, e ciò che fa parte della tua vita, i tuoi beni, le tue ricchezze,
le tue sostanze, anche quelle entrano nell'amore di Dio, non semplicemente la tua dimensione corporea e la tua dimensione spirituale. Ma questo comando dell'ascolto che noi troviamo nell'Antico Testamento è diventato nel Nuovo Testamento un invito fatto più volte da Gesù. Stupisce quante volte Gesù inizia i suoi discorsi con il termine ascoltate. Soltanto nel Vangelo di Marco voi lo trovate ben 11 volte. Altre volte Gesù modella addirittura una specie di avvertimento apocalittico: chi ha orecchi per ascoltare ascolti. E poi quante volte addirittura proclama beati quelli che esercitano questo senso dell'ascolto. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio, beati i vostri orecchi perché ascoltano. Oppure avvertimenti: fate attenzione a ciò che ascoltate, fate attenzione a chi ascoltate, fate attenzione al come ascoltate. Ma soprattutto al centro del Vangelo, ed è significativo, in quel quadro sintesi dossologico che è la trasfigurazione, la voce del padre che risuona sul figlio indirizza al figlio lo Shema. Se nell'Antico Testamento ascolta Israele, è un ascolto a Dio, con l'episodio della trasfigurazione la voce del padre dice: questi è il mio figlio, ascoltate lui. Lo Shema ormai è diretto a lui, in cui noi vediamo che il centro allora della fede cristiana diventa un ascolto del figlio, un ascolto di Gesù Cristo. Ascoltare. Dalle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento appare il primo rapporto della nostra fede con Dio. Anzi, diventa la condizione per cui sia possibile una fede, una conoscenza, una comunione con il Signore. Ascoltare è il movimento che induce al rapporto con Dio nella fede, nella speranza, nella carità. Ha ragione Guigo il Certosino quando con molta audacia, questo grande monaco del XI secolo, dice: sì, fides exaudito, ma anche spes exaudito, anche la nostra speranza viene dall'ascolto. E non solo caritas exaudito, anche l'amore viene dall'ascolto. Davanti a Dio, il nostro Dio, il primo atteggiamento è ascoltare. Non è né adorare, né amare, e neppure pregare. Non voglio essere qui fortemente polemico, ma credo che una delle patologie più gravi in cui continua a essere la vita cristiana è quella di intendere la preghiera come un parlare a Dio. Guardate che questa è la patologia più grave, perché la preghiera cristiana è innanzitutto ascolto. Dio non ci chiede di dire delle parole a Lui, se non quel tanto che ci serve alla comunione con Lui per potergli dire tu, per poter entrare in comunione con Lui, per poter dire sia fatta la tua volontà. Mentre invece ciò che soprattutto ci viene richiesto all'interno della nostra fede è l'ascolto. E ancora un episodio dell'Antico Testamento per chiudere questa prima parte, che mi sembra molto importante. Il nostro rapporto con Dio si gioca a tal punto sull'ascolto che qualunque rapporto con Lui deve trovare assolutamente nel credente uno che sa ascoltare.
L'episodio lo ricordate tutti, è l'episodio della chiamata di Samuele. Samuele è un ragazzo, sta nel santuario come inserviente di un vecchio sacerdote, è un ragazzo, non conosce ancora Dio, né può essere detto profeta di Dio, eppure Dio lo chiama ad essere profeta molto giovane. E il testo del libro di Samuele ci racconta che una notte, mentre è a letto, sente chiamare Samuele, Samuele. Non conoscendo Dio, si alza, va dal vecchio sacerdote Eli e gli dice: tu mi hai chiamato? Eli gli dice: no, non ti ho chiamato, va a dormire. E lui torna di nuovo a dormire e poi sente di nuovo la voce: Samuele, Samuele. Ritorna dal vecchio sacerdote Eli e gli dice: mi hai chiamato? Eli gli dice: non t'ho chiamato, torna a dormire. E per la terza volta Samuele sente: Samuele, Samuele. Di nuovo va dal vecchio Eli e gli dice: mi hai chiamato? Il vecchio Eli a quel punto comprende, non l'aveva chiamato lui, ma anche se era semplicemente un ragazzo ormai lo chiamava Dio. Era Dio che lo chiamava al suo servizio. E allora gli dice: no, se senti ancora la sua voce, tu dirai: parla Signore, che il tuo servo ascolta. E Samuele va a dormire, ritorna la voce e lui dice: parla Signore, che il tuo servo ascolta. Vedete, questo è il rapporto essenziale del credente, dell'ebreo come del cristiano. Noi nei confronti di Dio siamo quelli che ascoltiamo, e ascoltiamo la parola di Dio. Vi basti questo per capire invece la patologia di molta preghiera cristiana, in cui quando noi ci mettiamo a pregare il nostro atteggiamento è: ascolta Signore, che il tuo servo parla, e abbiamo sempre tantissime cose da dirgli pur di non ascoltarlo. Ecco, questo breve itinerario nell'Antico e nel Nuovo Testamento vi dice come sia determinante l'ascolto. Ma a questo punto vorrei fare una lettura antropologica dell'ascolto. La comunicazione tra noi uomini e tra gli uomini e il cosmo, la natura, la terra, avviene attraverso degli organi, degli orifizi che sono posti nel nostro corpo. Orifizi è significativo, cioè, se voi volete, dei buchi, e già il buco ci dice uno spazio in cui si può entrare, in cui il mondo entra in noi. Abbiamo gli occhi, sono dei buchi attraverso cui noi esercitiamo la vista. Abbiamo la bocca, attraverso cui noi ci nutriamo, mangiamo la terra, comunichiamo con tutta la terra tramite il cibo. Abbiamo le narici, con cui non solo introiettiamo l'aria e il respiro, ma esercitiamo anche l'odorato. Abbiamo le parti genitali, anch'esse orifizi, con cui noi riusciamo a comunicare tra i sessi e a riprodurre la specie. E abbiamo, infine, anche l'orifizio anale, che corrisponde a quello della bocca, come introduciamo e comunichiamo con la terra, così poi noi ridiamo alla terra e comunichiamo alla terra. Ma se questi sono gli orifizi, e attenzione, sono degli orifizi che noi chiudiamo e apriamo con una decisione precisa,
con un potere che noi abbiamo. Pensate, se noi non avessimo il potere di chiudere la bocca, di chiudere gli orifizi che sono nel nostro corpo, ma abbiamo invece l'altro organo, che significativamente è un orificio doppio, gli orecchi. Ne abbiamo due, non abbiamo un solo orificio, due, che sono sempre aperti, che non sono sempre immobili. Due orifizi sui quali noi non abbiamo potere. La bocca la chiudiamo, gli occhi pure, ma l'orifizio degli orecchi in cui noi esercitiamo l'udito, l'ascolto, in realtà è un orifizio sempre in esercizio. Le orecchie restano sempre aperte, sono sempre in situazione di funzionamento, sono sempre ascoltanti, anche quando noi dormiamo, non a caso sono i rumori che ci svegliano, non ci sveglia certo qualcosa di visibile, ma il rumore, il suono che raggiunge le nostre orecchie, proprio perché sono sempre funzionanti, quello ci avverte, quello ci raggiunge. Sicché noi comprendiamo che ascoltare significa innanzitutto esserci, significa innanzitutto sentirci in un preciso luogo. Ascoltare, e anche sempre prima di ascoltare parole, l'ascolto di una voce. Chi dice ascolta, ascolta la mia voce, vuol dire innanzitutto impara chi è colui che ti parla. Accorgiti che io sono qui. Io sono qui e dunque sono disponibile a entrare in relazione con te. Se tu mi ascolti, sei disponibile a entrare in relazione con me. In questo senso l'ascolto appare come passività piena, è vero. L'occhio, la bocca, la mano evocano modalità della presa, un'attività, sono aggressivi. Si può dire di uno quello ti mangia con gli occhi, pensateci bene. No, gli orecchi invece sembrano soltanto passivi, sempre in stato di passività. Così, ci sono due modi del corpo di esistere, di essere per l'altro, di essere al mondo. Un modo attivo, parlare, guardare, odorare, mangiare, gustare, è un modo molto passivo che è l'ascoltare. L'ascolto, come la parola, è sempre collegato alla parola, è una categoria antropologica primaria, cioè l'essere dell'uomo, come più volte sottolinea Heidegger. Poggia sul parlare, sull'ascoltare, sul linguaggio, evento di parole e di ascolto. Parlare e ascoltare non è nell'uomo solo una capacità tra le altre, ma è la facoltà che fa dell'uomo un uomo. L'uomo parla perché a lui è possibile l'ascolto. E con la parola conosce, interpreta, ordina, chiama addirittura all'esistenza. E l'uomo ascolta nel senso che ciò che lo attorna è da lui accolto, decifrato, assunto. Conoscete tutti questo pensiero di Buber: non c'è un io in sé, ma c'è solo l'io della coppia io-tu, un io in relazione a un tu, un io in relazione a un io nesso, ma tra io e tu c'è la parola, c'è l'ascolto.
parlare e ascoltare, io tu e viceversa. L'uomo eloquens et audiens, insieme, solo così c'è un io e un tu. Ma attenzione, ciò che secondo me è molto importante e che dobbiamo assolutamente percepire è che ascoltare, passività, silenzio, lasciare alla voce, alla parola tutto il posto, significa cogliere il momento dell'esistenza, il poter essere per la parola. Ecco perché l'orecchio è nudo, proprio perché mostra nella sua nudità questa possibilità di accoglienza, di essere teso a percepire l'altro, senza diaframmi, il più possibile in una nudità che permette un rapporto diretto. Noi parliamo, lo sapete, perché abbiamo ascoltato. Le parole infatti ci sono state rivolte prima che noi potessimo rispondere. Una delle più belle amicizie che io ho avuto nella mia vita, un'amicizia che è durata più di 20 anni, è l'amicizia con Alfred Tumati. Qualcuno di voi lo conosce, un medico francese il quale ha studiato tutta la vita l'organo dell'udito, ha studiato l'ascolto, un medico. Ma un medico che ha voluto, i suoi libri sono pubblicati anche in italiano, che ha voluto soprattutto interrogarsi sull'uomo a partire dall'ascolto, e ha studiato soprattutto la vita prenatale come vita di ascolto. Le sue scoperte sono state decisive per approfondire il senso dell'ascolto. Lui ha potuto cogliere come la vita intrauterina, prima che noi nasciamo, è una vita ascoltante. L'unico senso che ci funziona mentre siamo nell'utero di nostra madre è l'ascolto. Il bambino nell'utero di sua madre non vede, il bambino nell'utero di sua madre non gusta, il bambino nell'utero di sua madre non ha ancora la percezione, anche se certamente può fare qualcosa, ma non la percezione del tatto distinto. Ma tuttavia c'è una vita invece di ascolto intensa, a tal punto che attraverso i suoi studi scientifici lui ha scoperto come il bambino senta piacere fin dall'utero di sua madre, quando è raggiunto dalla voce della sua madre, e sente invece del fastidio quando sente una voce che si rivolge alla madre, perché è una voce che lo disturba nel suo rapporto di suono, un rapporto in cui lui soprattutto ascolta la madre. Noi dunque, vedete, impariamo ad ascoltare molto prima di nascere. È nell'utero che noi cominciamo a discernere i suoni, e quando noi veniamo al mondo abbiamo bisogno che qualcuno ci parli se noi vogliamo imparare a parlare. Un tempo, non tanti anni fa, perché quando ero ancora piccolo si diceva che uno era sordo e muto e che non poteva parlare, vi ricordate, si pensava perché aveva delle malformazioni alle corde vocali. Poi abbiamo scoperto di no, che molti sono muti perché sono sordi, perché non hanno mai ascoltato. E quando siamo riusciti a raggiungere con dei suoni il loro centro, sono riusciti a parlare anche pur nella loro sordità. In questo senso voi capite
perché sia determinante l'ascolto all'interno della nostra vita. Si potrebbe addirittura dire, con alcuni filosofi, penso con Buber, con Rosenzweig, che in principio per l'uomo è l'ascolto. C'è sempre un bellissimo parallelo che io evoco a questo proposito. Quando nel Nuovo Testamento si cerca di dire qualcosa di Dio, prologo del Vangelo di Giovanni, si dice in principio era la parola, en archeo logos. E Dio è così, in principio è la parola, è colui che parla. Ma provate a pensare un prologo sull'uomo e dovrete dire in principio era l'ascolto. Ecco ciò che fonda l'uomo, ciò che fa l'uomo. I rabbini osavano dire: Dio significativamente ci ha fatto due orecchi e una bocca sola, perché ascoltiamo il doppio di quanto parliamo. Non avviene così, come voi sapete. Ma credo che c'era indubbiamente all'interno dell'ebraismo la consapevolezza di un primato da dare all'ascolto. Certo, noi siamo anche figli della cultura greca, e nella cultura greca il primato è invece dato alla vista, alla teoria, al vedere. Omero dice: le muse sanno perché vedono. La loro conoscenza, la loro sapienza viene dalle cose che vedono. Eraclito dice: gli occhi sono testimoni più sicuri degli orecchi. Questo è per dire il mondo greco, ma all'interno invece del mondo ebraico il primato è all'ascolto. Di lì forse capite anche perché all'interno del mondo ebraico sia stato vietato il fare immagini di ciò che è in cielo, di ciò che è in terra. Capite la forza del comandamento: tu non ti farai nessuna immagine di ciò che è in cielo, né di ciò che c'è in terra, né di ciò che c'è sottoterra. Perché? Gli occhi possono essere sedotti, gli occhi possono essere incantati, e gli occhi possono portarci all'idolatria, mentre per l'ebraismo il primato dell'ascolto, che diventa un ascolto interiore, ascolto di Dio, ci porta a quella via in cui l'uomo si umanizza, perché l'idolo, ricordatevi, non è un falso teologico, l'idolo è un falso antropologico. Ma basterebbe comunque percepire come il concetto di persona, che voi sapete è un frutto certamente di quella cultura cristiana, indichi proprio nel suo termine la capacità di ascoltare che ha un uomo. Persona, là dove il suono attraversa, raggiunge qualcuno di noi. È molto importante. E noi portiamo questo accento sicché noi comprendiamo perché sia importante questo ascoltare. Ma partiamo dal rapporto parola, cosa, logos, taonta, signum res, passato dall'essere sul linguaggio. Gorgia diceva: la parola è diversa dalle cose che sono. Non è che la parola che produce il mondo, ma il mondo esterno che dà senso alla parola. E questo in coerenza con il primato del vedere. Ma noi con Heidegger, con Gadamer, oggi siamo convinti che le parole non sono anzitutto segno delle cose, ma le cose vengono chiamate all'essere proprio dalla parola. Abbiamo capovolto in questo la visione greca. La parola si dà, la parola fa essere le cose. Le parole
performano il pensiero, danno un quadro di precomprensione alla riflessione e all'esperienza. I filosofi del dialogo, i filosofi delle scienze umane insistono su questo. Il linguaggio è essenziale alla coscienza, perché noi pensiamo nel linguaggio e attraverso il linguaggio, sicché la comunicazione è il processo e il contesto vitale della crescita umana, del vivere umano. Allora, all'inizio c'è la parola, c'è la comunicazione, e di fronte alla parola c'è l'uomo, c'è l'ascolto. Ma certamente all'interno della Bibbia c'è un testo estremamente significativo in Deuteronomio 4, 32-33. Dice Dio tramite Mosè, rivolgendosi a Israele: interpreta e interroga i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui il Signore creò l'uomo dalla terra. Interroga tutti i popoli da un'estremità all'altra. Ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Cioè che un popolo abbia ascoltato la voce di Dio, che abbia ascoltato Dio parlare dal fuoco come l'hai ascoltata tu? Questo testo cosa ci dice? Che lo straordinario di Israele, lo straordinario del popolo scelto dal Signore, è che lui ha potuto ascoltare la parola di Dio, la voce di Dio. Questo davvero è lo straordinario delle cose straordinarie, un Dio che parla. Sappiamo bene che nell'antichità gli dèi non parlavano, e anche gli dèi dell'estremo oriente non parlano. Degli dèi si conoscono le vicende, vicende tra gli uomini e vicende tra di loro. Ma il Dio di Israele è l'unico Dio invece di cui si conosce solo la parola. Noi non sappiamo nulla di Dio, della sua vita. Non abbiamo una storia di Dio come abbiamo la storia degli dei greci, degli dei sumerici o degli dei egiziani. Ma tutto è ridotto a rivolgersi all'uomo, a una parola detta all'uomo. E se voi provate a leggere la Bibbia in maniera sintetica, nella creazione Dio chi è? È colui che parla. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio parlò luce e la luce fu. Questa è la traduzione esatta del testo. Dio parlò luce, non ha detto Dio sia la luce. Questo lo diciamo noi per ragioni di italiano. Il testo ebraico dice Dio parlò luce e luce fu. Dove la parola diventa evento. Ma subito dopo voi sapete che il Signore, quando crea l'uomo, si rivolge all'uomo, parla con l'uomo, e quando parla con l'uomo gli chiede significativamente la prima parola: uomo, dove sei? Dove vedete l'ascolto che Dio richiede e che l'uomo si collochi rispetto a Dio? Adam, dove sei? O la parola subito dopo detta a Caino: dov'è tuo fratello? Dove sei? Dov'è tuo fratello? È sempre una richiesta di collocazione. Questa è la parola del Signore rivolta all'uomo. Ed è significativo che il termine che nell'Antico Testamento chiama il popolo di Dio è il termine mikra, che indica proprio dal verbo parlare il risultato della parola. Quando la parola è ascoltata, quando la parola è accolta, la parola dà origine a una realtà,
a una comunità, a un'assemblea che si chiama Mikra. Dio parla e l'uomo ascolta. Ma se questo ci porta a un rapporto con Dio e a un rapporto con gli uomini, ci sono alcune precisazioni che vengono fatte da Gesù nel Nuovo Testamento, che ho già enunciato all'inizio e sulle quali mi vorrei fermare. Gesù, innanzitutto, quando chiede l'ascolto, dice anche: fate attenzione a ciò che voi ascoltate. È vero che noi ascoltiamo, o meglio, è vero che noi sentiamo tante cose. Non è detto che quando sentiamo in realtà ascoltiamo. Una delle grandi patologie che ci sono nelle famiglie, permettetemi di dirlo, non so se avete, provate ad ascoltarvi, marito e moglie o genitori e figli, quante volte uno dei coniugi dice all'altro: mi ascolti? Ma ascoltami almeno una volta, ma mi puoi ascoltare? Pensate questo linguaggio come ci dice la patologia dell'ascolto anche nell'ambito più quotidiano e quello direi più adatto alla relazione, in cui ci sono relazioni di sangue, relazioni di convivenza e dovrebbero predisporci all'ascolto, ma noi facciamo fatica ad ascoltare. Noi sentiamo, ma guardate che ascoltare è un'operazione difficile, non va da sé. E molte persone hanno rallentato molti processi della loro capacità di comunicare perché non sono stati ad ascoltare da piccoli. Guardate, le persone che non sanno aderire bene alla realtà sono sempre persone cui è mancato un esercizio consapevole, maturo dell'ascolto. Guardate nelle vostre famiglie, guardate in casa, non si tratta di andare a cercare molto in là. Là dove c'è qualcuno che è staccato dalla realtà, che non vi aderisce, qualcuno che non sa comunicare con gli altri, che non ha modulazioni molteplici per comunicare agli altri e parla sempre allo stesso modo, quindi minacciando la sua comprensione, sono persone che non hanno mai imparato ad ascoltare. Nella misura in cui uno impara ad ascoltare, impara a parlare, impara a comunicare, ne va di mezzo il suo equilibrio psichico. Non c'è nessun organo nella persona che sia così decisivo per lo sviluppo psichico, l'equilibrio psichico di una persona, quanto l'udito. Allora questo cammino che vi faccio, anche se usa tre parole dette da Gesù, ma il cammino non è solo un cammino per un rapporto con Dio, ma per un rapporto antropologico. Fate attenzione a ciò che voi ascoltate. Qui l'accento cade sull'oggetto. L'orecchio, quando sente una parola, è chiamato al discernimento. Deve discernere le parole come il palato gusta i sapori. Non dimenticate questo parallelo straordinario. Pensate al bambino, soprattutto la madre è responsabile di come il bambino arriva a discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo. Vi siete mai chiesti come noi arriviamo a dire questa cosa è buona, questa è cattiva, questo è bene, questo è male? Impariamo dai cibi, dalle pappine che ci danno le mamme. E quando il bambino rifiuta e la madre dice no, è buono, oppure no, non gli piace, è cattivo, il bambino impara pianin pianino a secernere un giudizio su ciò che lui mangia e poco per volta impara i sapori: dolce, amaro, buono, cattivo. E queste categorie del gusto buono e cattivo
gli costruiscono il linguaggio domani, addirittura il linguaggio etico-morale, con cui lui giudicherà azioni buone e azioni cattive. In realtà il nostro linguaggio, vedete, è estremamente più unitivo di quanto noi pensiamo. E come il palato gusta i sapori, noi dovremmo esercitare l'orecchio a discernere ciò che ascoltiamo, a capire ciò che noi ascoltiamo. Se noi dobbiamo ascoltarlo, dobbiamo rifiutarlo. Pensate oggi come siamo sprovveduti, proprio su questo punto. Noi ascoltiamo tutto, anche ciò che ci fa male. E soltanto quando noi arriviamo ad essere fortemente minacciati da alcuni ascolti, siamo poi eventualmente capaci o facciamo perlomeno tentativo di difenderci. Ci sono persone che dicono no, spegni la televisione, questo film con queste scene di violenza non voglio vederlo, queste cose non voglio sentirle. Però noi arriviamo sovente ormai all'incontro e a reazioni che non sono poi reazioni molto pensate e assunte, adottate, ma semplicemente ciò che a un certo punto ci fa male lo respingiamo, ma siamo incapaci di giudicare prima, per cui alcune cose è bene non ascoltarle, è bene sentirle ma non assumerle. Noi dobbiamo fare attenzione a questo discernimento. All'interno della Bibbia, con un linguaggio molto figurativo, Geremia e i profeti parlano di circoncisione del cuore. Se voi ci pensate, è una metafora troppo lontana da noi per dirci qualcosa, perché la circoncisione è il taglio del prepuzio e non si riesce bene a capire quale operazione dovremmo fare all'orecchio, ma la circoncisione del cuore di cui parla Geremia 6:10 e in tanti altri luoghi è a un certo punto la capacità di avere un orecchio talmente capace di discernere che subito sa reagire di fronte alle parole, a ciò che viene detto. Geremia dice ancora: ci sono profeti i quali dicono parole piacevoli, parole che seducono, e voi non siete capaci a lasciarle cadere. Vedete, questi due verbi, le parole che cadono accanto, le parole che si sentono accanto, ancora nel greco del Nuovo Testamento c'è il verbo parakouo, significativamente lasciar cadere le parole accanto, perché si fa un discernimento. Alcune parole non le ricevo, non le accolgo, ma le lascio cadere. E pensate poi al linguaggio del Nuovo Testamento, il quale parla di sclerocardia. Questa malattia, che è malattia del cuore, come dice il termine, sclero, indurimento del cuore, ma che riguarda essenzialmente l'udito. Quando uno non ascolta la parola di Dio e ascolta piuttosto delle altre parole, il suo cuore si indurisce, diventa calloso, perde sensibilità. Da quel momento è un cuore incapace di ascoltare. Ma continua il Nuovo Testamento: fate attenzione a ciò che lo Spirito dice alle chiese, fate attenzione a ciò che Dio vi dice nel cuore, fate attenzione a ciò che ha detto indubbiamente la parola fatta carne di Dio, cioè Gesù, di cui abbiamo già visto che va ascoltato. Secondo movimento: state attenti a colui che voi ascoltate. Non si tratta solo di raccogliere le parole, l'oggetto dell'ascolto, ma si tratta, attraverso le parole, di risalire a colui che parla.
si tratta di ascoltare i falsi profeti o di ascoltare Dio che parla? Si tratta di guardarsi dai falsi profeti e accogliere invece la parola che viene dal profeta, portavoce di Dio. Si tratta soprattutto di ascoltare colui che Dio ha inviato, o colui che invece è uno pseudo, contiene il falso. Anche il discernimento di colui che parla è estremamente importante. E infine, terzo movimento, state attenti al modo con cui ascoltate. Si tratta qui di creare le condizioni per l'ascolto, contro l'invasione del rumore, contro ciò che minaccia anche il silenzio. E Gesù chiede di ascoltare con cuore largo e buono, con un cuore aperto e buono, cardiaca le caia gazzè, addirittura con un'apertura di tutto l'essere, che non è solo apertura delle orecchie, ma apertura di tutta la persona. C'è soprattutto all'interno dell'Antico Testamento una figura che voglio ricordare, il servo. Voi sapete che il servo tratteggiato da Isaia è la persona che ha più comunicazione con Dio, addirittura il suo rapporto con Dio è il rapporto massimo che l'uomo può avere. Ebbene, il servo nella sua confessione al capitolo 49 dice: il Signore ogni mattina mi apre l'orecchio. Con un duplice messaggio, perché ogni mattina mi apre l'orecchio significa che me lo scavi perché ascolti davvero, se mai ci fosse un'ostruzione all'organo dell'orecchio. Per cui ogni mattina apre il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Ma la seconda lettura che fanno i rabbini importante: ogni mattina mi buca l'orecchio, cioè mi fa un buco nel lobo dell'orecchio. E voi sapete che i buchi che si fanno in questa zona restano sempre e non si rimarginano mai, quasi per dire un rapporto di ascolto che non può mai venire meno. È estremamente importante. E mi avvio alla conclusione. Ascoltare, anche a livello umano, è un ascoltare innanzitutto ciò che l'altro mi dice. Quando l'altro mi parla, io, se ascolto le sue parole, devo prendere consapevolezza di ciò che lui sente, vive, soffre. Solo così noi ascoltiamo, altrimenti noi semplicemente sentiamo. Noi dobbiamo passare dal sentire all'ascolto, e l'ascolto è comprensione e accoglienza di ciò che l'altro consegna di sé e ciò che l'altro è. Dal sentire all'ascolto, una disciplina che impegna tutta la vita, che va esercitata, certamente esercitandoci nell'attenzione, esercitandoci nel discernimento. Molti odono, ma pochi ascoltano, questa è la verità. Ascoltare anche come l'altro dice. L'altro ci dice qualcosa anche con il modo con cui parla. La scelta delle parole, il tono, il ritmo, i gesti, le espressioni del viso, della sua postura. L'altro è linguaggio in tutta la sua persona. E noi dobbiamo cogliere l'unità tra ciò che noi vediamo dell'altro e ciò che noi sappiamo ascoltare, in modo da poter conoscere qualcosa che è molto di più di quello che lui ci dice,
ma è quello soprattutto che lui ci vuole dire. Stare in ascolto della persona, stare in ascolto delle cose, degli eventi. Chabet, questo grande pensatore ebreo, scomparso soltanto da alcuni anni, diceva: il vero ascolto si comincia a esercitare quando si dà del tempo all'altro. Ascoltare l'altro significa dare del tempo all'altro, sacrificare il tempo, soprattutto nella nostra società in cui non c'è più nessuno che ascolti. Tutti vogliono parlare, tutti hanno un messaggio da dire, nessuno che ascolta. Lo dico sovente anche con tristezza: se c'è una patologia nella Chiesa oggi è che nessuno ha tempo di ascoltare. Tutti hanno talmente da fare, da dire, nell'attuale pastorale dominante, che provate a trovare qualcuno che vi ascolti, che semplicemente ascolti, perché questo invece è esattamente il primo atteggiamento che bisogna avere con una persona per poter comunicare, poter davvero ascoltarla. Ma stare anche in ascolto degli eventi, delle cose. Chi sa ascoltare ciò che l'altro dice, chi sa ascoltare come l'altro parla, deve imparare anche ad ascoltare le cose che gli stanno attorno. La persona è di più della parola, ma anche gli eventi, le cose sono parole. Ascoltare le cose. Non so se avete mai voluto qualche volta provare a fare l'esercizio di stare in un bosco, di stare in un prato, di stare in un luogo e provare ad ascoltare semplicemente il bosco, le piante. Giustamente in Oriente si dice che un uomo perfetto nell'ascolto arriva ad ascoltare i sassi, le pietre. Sembra un paradosso, ma è la verità. Provate a guardare i sassi e le pietre. Provate a dare del tempo anche a loro e vedrete che anche loro vi parlano. Stare in ascolto è un'arte di accoglienza. Pochi lo sanno fare. Ascoltano, ma hanno fretta. Ascoltano, ma fuggono perché hanno paura. Non reggono alla comunicazione, non reggono alla bellezza, non reggono alla sapienza. Perché? Si chiedeva la grande Coco Chanel, che aveva una comprensione sì della moda, ma dell'arte, e diceva che la moda, come la bellezza, sono servante, sono delle serve a tutto ciò che viviamo. E Coco Chanel diceva in un suo scritto finale, diceva: le persone soprattutto non ascoltano quando c'è l'evento della bellezza, perché la cosa che gli uomini temono di più è la bellezza. Io credo che avesse ragione. Se oggi c'è tanto bruttura è perché si ha paura della bellezza. E infine, ascoltare, non vi sembra un linguaggio assurdo, ascoltare il silenzio. Perché il silenzio è una dimensione da ascoltare. Questo non è solo il titolo suggestivo di una meditazione di Thomas Merton, ripresa da Nguyen come titolo al suo diario all'interno di un'abbazia trappista degli Stati Uniti, ma è un tema profondo che voi trovate in tutta la patristica siriaca antica, in cui i monaci si esercitavano ad ascoltare in silenzio. Perché solo quando si ascolta il silenzio si ascolta anche la parola, perché silenzio e parola sono legati in modo indissolubile l'uno all'altro. Il silenzio è un'arte, ma il silenzio può diventare anemico, può
può diventare mutismo interiore, anticamera della morte anticipata. Ma se il silenzio è ascoltato, il silenzio si anima, il silenzio non è mortifero, il silenzio ci induce davvero a saper ascoltare la parola. Il silenzio permette lo scaturire della parola, fa sì che il suono sia parola, non rumore. Il silenzio permette l'ascolto, ma va ascoltato, perché in esso ci sono voci sottili e più profonde che vengono dal nostro profondo e che hanno qualcosa da dirci. Ecco, l'ascolto, l'esercizio soprattutto del senso, dell'udito, sono decisivi per la qualità della nostra vita umana, per i nostri cammini di umanizzazione e per la nostra vita di fede. Certamente abbiamo bisogno di tutti i sensi, e tutti i sensi hanno una valenza spirituale, per cui sempre si è parlato anche dei sensi spirituali nella spiritualità cristiana, ma soprattutto del silenzio. Si può dire che ha una grande valenza spirituale, perché il nostro Dio nessuno l'ha mai visto, nessuno mai lo vedrà prima della morte, ma il nostro Dio lo si può ascoltare, e soprattutto nel silenzio e nell'ascolto degli altri. Grazie. Abbiamo un po' di tempo per il dibattito, penso che le due ante quasi del dittico che Enzo ha tratteggiato in maniera così chiara offrano molti spunti, quella antropologica che ha posto la centralità dell'ascolto e quella più biblica che ha sottolineato come dall'ascolto proceda poi la conoscenza, la fede, l'amore, la speranza. Molto bello anche l'appello al discernimento che ci hai rivolto alla fine, tanto più necessario in un tempo in cui non solo fuori ma anche dentro la Chiesa ci sono parole troppo simili al rumore. E allora la nostra presenza numerosa stasera esprime l'auspicio che la tua non sia una voce che grida nel deserto, ma sia una voce che grida nel deserto preparate una strada. Vedo che qualcuno già sta andando via, se desiderate in fondo prima di uscire troverete il Deplian con i prossimi appuntamenti del centro universitario nei mesi di aprile e di maggio, in maniera particolare anche i prossimi 3 appuntamenti del percorso su sensi e spiritualità. C'è ancora un po' di incertezza sull'ultimo appuntamento, eventualmente vi invito a tenere sott'occhio il sito del centro universitario. Chi ha qualche domanda da fare può alzare la mano, c'è un microfono sia nel piano sotto che mi pare sopra nelle tribune. Ecco, raccogliamo 2 o 3 domande e poi lasciamo a Enzo di rispondere. Ecco, c'è una mano alzata sopra, c'è il microfono per caso? Non c'è, eventualmente se, ecco, io o scendi oppure alzi la voce, portati pure davanti verso la ringhiera, grazie. Ditemi se si sente. Sì. Sì. Ecco, anzitutto buonasera e grazie davvero, io è la prima volta che la sento, che la ascolto anzi. E volevo davvero ringraziarla per questo incontro. Mi era venuto una curiosità molto un po' banale, così per aprire il dibattito. Quando lei parlava della cultura greca e diceva che la cultura greca pone più l'accento sul vedere che sull'ascoltare, mi era venuto in mente però anche il riferimento
per esempio a Omero, no? Che dice le muse sanno perché vedono, però forse curiosamente lui è cieco, cioè il poeta, adesso che si creda che Omero esista o no, ha poca importanza, il poeta in quanto tale nella cultura greca non ha bisogno degli occhi, anzi lui è tale proprio perché riesce a sentire la voce delle muse, dove per sentire ovviamente si intende qualcosa di molto più ampio del nostro sentire, è proprio un essere invaso dalla voce delle muse, no? Platone, per esempio, un altro esempio che si può fare, Platone coglie una certa incertezza, no? Non è il mito della caverna, che penso tutti conoscano. Si rende conto Platone che il vedere per l'uomo, quello che l'uomo rischia di fare limitandosi a guardare, è vedere delle ombre, no? È pur vero che poi il filosofo quando esce dalla caverna ha come arma la vista torna come molto importante, perché lui si accorge che quelle erano ombre perché vede il sole, la luna, le stelle. Però è un vedere metaforico, perché in realtà è la filosofia che lo illumina intellettualmente, potremmo dire. E infine mi veniva in mente, si possono fare molti altri esempi, ovviamente io taglio anche perché penso ci sono altri che vogliono, ci sono altri che vogliono parlare. E ultimo caso che mi veniva in mente è Socrate. Socrate non scrive nulla del suo pensiero, proprio perché lui parlava e ascoltava i suoi discepoli. Quindi forse anche la cultura greca coglie questa, una dimensione così, una problematica del limite del vedere, cercando altre vie. Non so se vuoi dirci qualcos'altro. Sicuro. Grazie. Ecco il tuo nome, scusa? Stefano. Non so se intanto vuoi interagire con questa, nel frattempo matura qualche altra domanda. No, credo che l'intervento di Stefano sia un intervento estremamente opportuno, e le cose da lui dette e quelli che lui ha citato indubbiamente mostrano dei limiti a quello che era il primato della visione nel mondo greco. La mia affermazione non voleva essere un'affermazione che escludeva l'interesse per l'ascolto nel mondo greco, ma accentuavo come nel mondo ebraico il primato va dall'ascolto e nel mondo greco normalmente il primato va dalla visione. Però queste affermazioni poi, come sempre, vanno mitigate. Anche nel mondo ebraico, in realtà, la visione poi ha una sua forza, una sua specificità, perché pensate soprattutto nell'Apocalittica, in cui costantemente, pensate a Giovanni nell'Apocalisse, io vidi, io vidi, io vidi, e anche a volte nei profeti c'è visione di Amos, visione di Isaia, però all'interno del mondo dell'Antico e del Nuovo Testamento la visione senza parola non c'è mai. La visione ha sempre bisogno della parola, altrimenti rischia di essere confusa, di non dare un messaggio. Questo lo vedete anche all'interno, faccio un'attualizzazione, spero che Stefano non ne abbia male, anche all'interno dell'economia cristiana, l'economia sacramentale. C'è molta attenzione della Chiesa per i segni, per i sacramenti, l'acqua, l'olio,
i vari segni che entrano nei sacramenti, il pane e il vino, però senza le parole questi segni rischiano o di essere muti o addirittura di essere ambigui. Allora sempre all'interno, voi sapete, di tutto il mondo cristiano si dice che c'è il segno, la parola si aggiunge al segno e quel momento la res diventa davvero parlante, eloquente. Così è anche all'interno dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nel mondo greco non si esclude affatto questa, direi, necessità dell'udito, ma normalmente c'è grande attenzione, soprattutto, oserei dire, per leggere il mondo a ciò che si vede. E giustamente Stefano ha ricordato Omero che era cieco, ma l'opera di Omero è poesia, non è la lettura del mondo come la fanno gli uomini, è una lettura del mondo con la poesia, con la poiesis, con il mito, e come tale certamente chi è cieco forse è più abilitato a farla, e i greci questo lo capivano bene. Ma volevo solo dire un'accentuazione, le precisazioni che ha fatto Stefano mi sembrano molto opportune e precise, lo ringrazio. Faccio un caso, all'interno dell'Antico Testamento l'adagio è: chi vede Dio muore, chi vede Dio muore, mentre invece la visione è il luogo privilegiato per i greci, e invece beato chi ascolta Dio, vedete questo primato che noi ricaviamo, ma che non vuole essere assolutamente un primato totalitario. Ecco, c'è una domanda da questa parte, Antonella, se puoi portare il microfono. Ecco, invito a dire il nome e a porre la questione in maniera abbastanza succinta. Cercherò. Alberto, grazie intanto per la parola che ci ha rivolto. Le propongo questa riflessione breve. C'è una certa idea di Chiesa che viene diffusa in questo periodo, io vivo questo periodo, lo sento in questo momento, che si differenzia molto dalla mia esperienza di Chiesa protesa all'ascolto. È una Chiesa sorda a vario titolo nei riguardi di certe attualità. Gli esempi sono molti, molti editoriali su molti quotidiani continuano a ribadire questa solitudine del Papa, questo isolamento, questa non attenzione, non ascolto. È solo una lettura a suo parere faziosa, è una deriva, è realmente, senz'altro probabilmente è un rischio. Come anche noi Chiesa possiamo essere più ascoltanti? Grazie. È indubbio che su questo tema viviamo un momento di grande difficoltà. C'è stata una stagione di grande ascolto, uso la parola apposta perché è una parola teologica usata soprattutto alla fine degli anni 60, c'è stata una stagione di ascolto del mondo come ascolto dell'umanità che la Chiesa ha fatto con quello spirito del Vaticano II. Il Concilio che cos'è stato alla fin fine, nella continuità con i concili precedenti? Ma qual è stata la sua caratteristica? È stata quella di aver messo degli et, che prima era difficile metterli, suonavano più come un out-out. Allora si è cercato di porre il dialogo
cioè faccio dei casi molto semplici, sto semplificando, Chiesa Cattolica e le altre chiese, ecumenismo, Chiesa e Israele, dialogo con gli ebrei, Chiesa e religioni, dialogo interreligioso, Chiesa e mondo, il famoso schema Gaudium et Spes, il dialogo col mondo. Cioè il Concilio è stato davvero caratterizzato, la parola vera è dialogo, e Paolo VI con l'Ecclesiam Suam, che è il testo più bello sul dialogo, ha sintetizzato bene la particolarità del Concilio rispetto a concili precedenti in cui si sanciva sempre una rottura. Questa è la differenza, non che cambiasse la fede della Chiesa è sempre la stessa, ma tutti gli altri concili sono stati radunati per condannare qualcuno, lo sapete, non ce n'è uno che sia stato un concilio che non sia stato radunato se non per condannare degli eretici, da quello di Nicea contro Arria, al Tridentino contro la riforma protestante, al Vaticano I contro il modernismo, l'epoca moderna che avanzava, le libertà religiose e tutto quello che veniva fuori soprattutto dall'illuminismo. Il primo concilio, lo diceva con consapevolezza Papa Giovanni, che si era radunato non per condannare, ma semplicemente per aggiornare, per dire meglio la fede oggi e per dire che il Vangelo lo capiamo di più, è stato il concilio che ha plasmato soprattutto le nostre vite e la mia generazione. Adesso siamo esattamente in un momento, questo va riconosciuto, in cui si instaura una diffidenza verso il Concilio, è innegabile, non diciamoci storie, sempre di più c'è diffidenza verso il Concilio. C'è una diffidenza verso l'insegnamento di Paolo VI proprio per questi temi, in cui la Chiesa ricorre a posizioni difensive e in cui uno spirito identitario è entrato anche all'interno del mondo cristiano, per cui quando c'è un processo identitario ci si rifugia, si vuole una, ci si sente assediati, vedete quante volte si dice che noi cristiani siamo perseguitati, osteggiati, è una vergogna quando si dice questo, se penso ai cristiani davvero perseguitati in Cina, in India, da altre parti, che loro perdono la vita, noi qui non perdiamo neanche i privilegi e c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che siamo osteggiati o perseguitati, è una vergogna, e siamo sempre più su posizioni difensive che abbiamo paura di tutto. Questo diventa drammatico, perché cosa succede attualmente? Succede che una incapacità di comunicazione si instaura e anche quando, lo dico, anche quando ormai ci sono prese di posizioni, voci cattoliche, ormai non lo si ascolta più neanche quando dicono cose benedette e beate, perché ormai il conflitto c'è, il fastidio c'è, non ci si vuol più ascoltare. Soprattutto a livello etico, ormai da una parte e dall'altra ci sono posizioni indurite che non si ascoltano e non vogliono procedere verso un confronto, un dialogo. Questo è molto triste. Io non dimentico una cosa, che ormai 13 anni fa uscì il libro di Huntington, Lo scontro delle civiltà, lo ricordate? E io era una delle prime recensioni che facevo sul quotidiano La Stampa di Torino, dissi no, Huntington si sbaglia, non ci sarà nessun scontro di civiltà tra Islam e cristianesimo, neppure tra Oriente e Occidente, ma io temo che ci sarà uno scontro all'interno delle nostre società tra etiche diverse, questo lo temo, avevo ragione. C'è stato anche la guerra dell'Iraq e non c'è stato scontro tra Islam e cristianesimo, grazie soprattutto a Giovanni Paolo II,
ma lo scontro sull'etica, voi vedete come sta dilaniando le nostre società e come le dilanierà negli anni prossimi. Prossimi mesi e prossimi anni, sarà la nostra società italiana sempre più divisa sui temi etici, ci sarà lo scontro, ritornerà il clericalismo e l'anticlericalismo, perché non si fa questa fatica dell'ascolto, anche dell'ascolto di chi è diverso, di chi dice delle cose che non possiamo magari noi accogliere, ma è solo nel confronto che si fa strada insieme. Se non ci ascoltiamo e stiamo su posizioni difensive, io temo un imbarbarimento nella nostra società e una barbarie in cui i cristiani saranno anche loro responsabili, perché se non vogliono ascoltare, se non vogliono sentire, se non vogliono camminare con gli altri senza rinnegare nulla, ma semplicemente perché il dialogo, l'ascolto ci possa far camminare insieme, noi avremo una società più divisa, meno concorde, meno capace di una convivenza bella e dignitosa. Abbiamo tempo forse ancora per una domanda. Ti sente? Sì. Ecco, c'è forse già prenotata Paolo. Sì, si sente. Io non sono un linguista, quindi sono un po' ignorante in fatto di lingue, però la domanda è questa, udire a udire, in rapporto alla parola obbedire, e quindi l'ascolto e l'obbedienza, c'è una relazione, se sì, quale? Ma la cosa è molto semplice, io non ho avuto tempo di dire anche questo, perché purtroppo sull'ascolto mi trovo in grave difficoltà a parlarne. C'è un'altra mezza domanda, gli raccogliamo anche così un'unica risposta e poi chiudiamo. Giuseppe, volevo chiedere, anche guardandoci attorno, è innegabile che ci sia ultimamente un problema del rapporto magari con la Chiesa, con i giovani. La mia domanda era se secondo lei è un problema di ascolto o magari di capacità di comunicare. Riprendo la domanda di prima. Dicevo che purtroppo insomma, no, ho scritto talmente tanto e meditato talmente tanto sull'ascolto che ho dovuto scegliere alcuni tragitti, ma in ebraico il verbo shamma, ascoltare, indica anche ubbidire, ed è ciò che si ritrova ancora in latino, ob audire. In italiano non c'è più, se non estremamente direi lieve, tra udire, e noi però preferiamo poi ascoltare per dire un ascolto vero. Ma in ebraico il verbo shamma indica tanto ascoltare quanto ubbidire. E in ebraico chi ascolta ubbidisce. Se uno non ubbidisce non ha neppure ascoltato. Sembra una cosa quasi impossibile per noi occidentali che discerniamo sempre in profondità e distinguiamo le operazioni. Noi possiamo pensare che io ascolto una cosa, poi non la faccio, non ubbidisco, quindi l'ho ascoltata senza ubbidirla. Impossibile questo in ebraico. Pensate che in Esodo 24, quando c'è la celebrazione dell'alleanza, il popolo risponde a Dio: ciò che abbiamo ascoltato, ciò che Dio ci ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo.
sembra un po' assurdo. Cosa può significare? Noi lo faremo e lo ascolteremo. Non andate a guardare la Bibbia, c'è, perché il traduttore lì di nuovo ha presunto, dicendo qui c'è un'inversione di verbi, e ha messo noi lo ascolteremo e lo faremo, che è sbagliato. Perché in ebraico una cosa la si ascolta nella misura in cui la si fa. E quando io realizzo ciò che mi viene chiesto, che io comprendo cosa mi è stato chiesto e veramente lo ascolto. Se invece io non lo faccio, è come se non avessi ascoltato. Quindi è molto importante la precisazione che mi è stata chiesta da Paolo. Sul tema invece Chiesa Giovani, è molto difficile, io credo, questo rapporto oggi. Certamente c'è una difficoltà di comunicazione. Non è facile da misurare, non è facile di dire la qualità, perché da un lato si potrebbe dire allora che con certe manifestazioni di massa a cui vanno molti giovani la Chiesa è ascoltato, penso alle giornate della gioventù. Ma in realtà io diffido invece di quel tipo di ascolto, perché sono luoghi in cui magari c'è un grande numero di giovani e sempre una percentuale esima rispetto ai giovani della società. Ma poi vedete la situazione in quelle giornate, che il trovarci insieme, eventualmente si applaude il cantante senza sentire le canzoni, diceva già il profeta Ezechiele. Guardate che lo diceva il profeta Ezechiele, non è una citazione che io gli impresto. È lui che dice: in Israele mi si dice canta, canta che canti bene, ma le tue canzoni noi non le ascoltiamo. Allora mi sembra che le giornate della gioventù siano così, applaudono il cantante, il Papa, ma certamente non le cose che il Papa dice, quindi non c'è poi un ascolto, non fanno eventualmente ciò che è il messaggio. Viene loro richiesto, e non mi basta, secondo me, che ormai si infili un cantante per radunare un po' di giovani e poi pensare che se i giovani sono andati a quella manifestazione perché c'era Lucio Dalla, questa è allora comunicazione con la Chiesa. Mi fa ridere quando la Chiesa ricorre a questi mezzi, perché poi se possono ricorrere le grandi città o i grandi organismi, quando un povero cristiano si trova nella diocesi eventualmente di Pordenone, al massimo riesce a trovare per quella festa l'orchestrina del paese con lo zampognaro, non certo fa venire Bob Dylan per i giovani della diocesi. Allora sapete, questi sono escamotage che fanno vedere gente che non sa navigare a naspa e che con queste trovate crede di tirare i giovani e creare una comunicazione tra giovani e Chiesa. Io credo che per i giovani, dico appena questo, o noi cristiani sappiamo abbozzare delle strade di ricerca di senso, oppure i giovani saranno sempre più lontani dal cristianesimo, perché o noi riusciamo a dar loro una grammatica di senso, far ritrovare loro che ha senso il lavoro, che ha senso il rapporto, che ha senso l'amore, che ha senso la polis, la società, o altrimenti noi con i giovani riusciamo a fare ben poco. Voi non so qui che consapevolezza avete in Veneto del rapporto tra Chiesa e giovani, ma io vi vorrei dire che in Piemonte, ad esempio, quando la diocesi di Torino, che è una diocesi di 2 milioni, con iniziativa del vescovo chiama tutti i giovani a raccolta, non riesce ad andare a 200 giovani. Rendetevi conto ormai qual è il gap, lo iato tra Chiesa e giovani. E la percentuale dei giovani alla messa nella diocesi di Torino non arriva ad essere l'1% del totale.
Allora in questa situazione, vedete, ci sono delle reali difficoltà di comunicazione, ma certamente secondo me i giovani hanno bisogno di un'altra grammatica, altrimenti non rischiano di essere i giovani ormai di queste nostre culture nichiliste, per i quali il fenomeno religioso per la gran massa è indifferente e non lo colgono come qualcosa che li aiuti nel loro cammino umano. E se i giovani non trovano cammini di ricerca di senso, guardate, la vita diventa davvero difficile per le generazioni future, oltre che per il futuro del cristianesimo da noi. Purtroppo dobbiamo chiudere qui il dibattito perché la sala deve essere disponibile per una successiva manifestazione. Grazie ancora a Enzo per le cose che ci ha detto, grazie a tutti voi e al buona Pasqua a tutti, buona Pasqua.